E la mia storia inizia a fine febbraio, quando ho iniziato ad avere un poco di febbre, ma purtroppo era la settimana dopo Codogno. È una malattia che distrugge la funzione d'organo. Una delle complicazioni più frequenti che abbiamo imparato a riconoscere è quella della trombosi intravascolare. Sono una vittima del Covid perché ho perso mio papà il giorno di Pasqua. Ho la netta sensazione che all'inizio noi stessi abbiamo fatto dei danni. Fino ad oggi abbiamo avuto il tempo di pensare, adesso è il tempo di cominciare ad operare per mettere in campo un piano di azione per ripartire e ripartire per recuperare tutto quello che abbiamo perso. I didn't know what to expect. I knew that the staff here had been working very hard in very challenging situations, and I knew that they were tired and they were stressed. So factoring all that in, we weren't sure what we were going to find. Non potevamo mai immaginare di fare una missione umanitaria in Italia. Forse la miglior frase che rappresenta in questo momento la potenziale uscita da una situazione del genere è quella di Ferdinand Drucker, che dice: il modo migliore per predire il futuro è inventarlo. Oltre a me e la mia famiglia sono responsabili del futuro di molte persone, anche dell'indotto, perché ci sono tantissime aziende che lavorano con noi. E a me questo pensiero non mi fa dormire la notte. Ho visto un popolo determinato a combattere questa battaglia, molto più di quanto si potesse immaginare e più di quanto ci si aspettasse. Asso Centauri Calcio appartenente alla Polizia di Stato, di nuovo per strada per aiutare le persone che hanno bisogno. Io mi auguro che supereremo questa crisi. Siamo già ripartiti e questo è un segnale molto per me molto molto positivo. Di fatto una mela ha fatto partire questa grande avventura per quasi 600 artigiani. La psiche ha quattro paure e la quarantena le ha sollecitate tutte. L'onore ai morti che è stato dato in questi momenti per me è un grande segno di civiltà di vita ed è una delle cose che mi purtroppo mi commuove ancora. Il dopo invece è qui, è ora, e ci coglie a scrutare un orizzonte che facciamo fatica a mettere a fuoco. Ma qualcosa lo abbiamo capito. Questa è la nostra storia, raccontata con coraggio, a viso aperto.